Benvenuta Sophie Pacini, solista di ormai della carriera lanciatissima in chiave internazionale. Volevamo chiederti se ci spieghi qual è l'importanza anche di un festival, di una vetrina come il Festival Monregalese nel contesto della carriera di un giovane solista del mondo classico. Cioè, allora, comunque anche la mia carriera non è cominciata né a Hong Kong, Città del Capo, Tokyo, dove ora vado a suonare, ma naturalmente è cominciato anche dei luoghi un po' più piccolini, dove c'è un grande amore per la musica che avverte lì per lì, cioè c'è un grande calore, un sostegno particolare, come per esempio in questo festival qui a Mondovì, dei musicisti giovani europei, e avverti che c'è proprio una partecipazione molto, cioè, che viene proprio dal cuore, e non è soltanto che c'è un solista famoso che viene a suonare, va al concerto, ma lo posso vedere, lo posso anche un po' toccare, posso parlarci, e soprattutto anche per noi musicisti siamo in contatto diretto col pubblico e ci portiamo dietro dei ricordi di questi momenti che condividiamo con un pubblico molto vicino, molto familiare e di grande sostegno e soprattutto anche di grande ammirazione. Lo portiamo come incoraggiamento nelle sale più grandi, sì, poi, sì, perché anche lì, insomma, vai davanti a un pubblico di 2000 persone, devi credere in te stesso, devi per lì anche essere naturalmente convinto che quello che fai è la cosa giusta, che nell'arte non è mai facile, è sempre un processo, cambi sempre idea, trovi nuovi aspetti e sei anche sempre in dialogo con te stesso. E soprattutto, io dico, la mia esperienza da solista, c'è già nella parola solista la parola anche sola, no? E per cui vado sul palcoscenico, successo dopo il concerto, la gente va a casa, magari le coppie o le famiglie, te invece esci dalla porta di dietro, sei solo, vai nella tua camera dell'albergo, sei solo, ceni da solo, se ceni, perché al momento alle 11, perlomeno fuori, diciamo, fuori d'Italia, dove alle 11 puoi ancora cenare, da noi in Germania o anche da altre parti alle 11 non più nulla, è chiaro che ma sei solo, magari qualche volta capiti anche da McDonald's, che è la cosa più triste, ma perlomeno ti viene da fame. E insomma, per cui, però hai nel ricordo questi momenti come a Mondovì, dove ti senti accolto e dove sai che puoi sempre anche ritornare e puoi anche riprendere energie che poi porti con te fuori da Mondovì nel mondo, no? Perché Mondovì, insomma. Molto bello questa parola, anche Mondovì, questo nome mi piace tanto. Grazie.